Sì. Ne sono sicura. Chi bussa a sto portone? Chi bussa? Chi C'è un è? problema? No. Chi è? Sentivo Mara? No, eh? Mara? Sì, chi è? Ricky, Ricky, ma avete Non già sento iniziato? niente, tu senti? Ma Daniele, no, avete detto alle 6:30, però. ma vedo Ricky. Se non Ricky, di disturbiamo domani. troppo, magari. Ciao Ricky. E poi Ciao, vedo ma ce Luca, l'avete. Pa, ma che è sta Quindi roba? occhi vivo, perché ho visto un filmato, gli occhi è vivo. Chi è Gli occhi Gabibo? avvi. Che è vivo, no? Ma chi è quel signore lì? Chi è quel bel Gli occhi c'è. signore? Quel bel Quel signore, signore sì. lì che parlava, stiamo tutti uniti, Allora qui stiamo tutti abbiamo uniti, si Ricky faceva lì collegato la sua da Roma. puntata da solo, capito? Luca da Genova, qui è difficile oggi capirci tutti, eh? Luca da Dai, vai. Genova, Paolo da Milano e Daniele da Roma, Corretto. no? Allora ragazzi, parlate voi, io non parlo più, se no famo casino. No, Daniele stia zitto, chiacchierano mezz'ora, 40 minuti, quanto ha parlato? Bello Avevo mio. voglia, Ricky. Lo Avevo... so, lo so. Tra l'altro lo chiamo, Non se ne io lo poteva chiamo più. Ricky per salutarlo, ma Sì. non è facile, quello sta sempre zitto. Ciao Ricky, Ciao. è finita la Ciao. telefonata. E allora parlo Ma in che se devo televisione. dire? Come va, ragazzi? Ciao Chi Luca, è che ciao parla? Paolo. Uno Ciao, che Ricky. parchetta veloce, dai. Una? Parlo io, parlate voi? Parla Parla tu, tu, ma... Mara, è meglio. Allora, è bello vedervi. Meglio. È molto bello vedervi. Anche a te. Grazie per questo Grazie, anche collegamento. Manderei subito... Sì? Una clip. Che è successo? Clips. Mi sembra una scelta saggia. Una Io parlerei clips? un attimo di Daniele No. Liotti. Vogliamo chiuderla subito così su Daniele Liotti? Io parlerei un attimo. No, no. Dai, Sì, una monografia sulla Vai Luca, sembrava un po'. di la parola. Come mai Dai, da... dai. Come mai da queste parti? Ecco. Chi? C'è Docoio un film Coio, che chi esce vuole oggi, ma essa... risponde? Vai, hanno vai, tutti Ricky, mangiato e vai. bevuto. Lo dico io perché non ho né mangiato né bevuto come Come non hai fatto il c'è un pranzo di film. Pasqua, Ricky? Sì, ma io lo faccio tutti i giorni, Anche il io. pranzo di Pasqua e di Lo Natale fa. messi insieme, purtroppo. Esce un film, si intitola Un figlio di nome Erasmus, con questi quattro grandi attori, tre grandi attori e io, per la regia di... Oddio, come si Alberto chiama? Regista? Ferrari. Alberto Ferrari. Sto scherzando, conosco Alberto. benissimo. Alberto Ferrari, appunto un figlio di nome Erasmus, che è la storia di quattro amici che avevano fatto l'Erasmus appunto a Lisbona 20 anni prima e che avevano in comune una fidanzata, la quale muore, lascia un figlio di 20 anni e loro devono capire di chi è il figlio. Questo è. Bravo. Grazie a tutti. Non sanno di chi è perché. Vorrei Buonanotte. sentire Luca. Luca, Sentite sì. Luca. Dimmi che film è? No, è una commedia molto divertente, ma non solo. È il racconto di questi quattro uomini di una certa età. Infatti, io sono fuori target, essendo il più giovane di tutti. Di questi quattro uomini che tornano indietro nel tempo, ritornano nei posti dove hanno fatto l'Erasmus e cercano questo figlio senza sapere di chi sia il padre dei quattro. Veniamo in questo accompagnati da una ragazza che incontriamo lì, che è un'attrice bellissima e molto simpatica portoghese che si chiama Filippa Pinto, e lì addirittura ritroveremo una delle nostre professoresse che si chiama Carol Alt. Ed è una signora, insomma, con cui Ex per modella, esempio Daniele attrice Liotti bellissima. avrà a che fare. Paolo. Ho detto la stessa cosa più o meno, Sì, vabbè, ma infatti. con un accento meno esotico, ma insomma, Però detto la sì. stessa cosa. dobbiamo dire una cosa importante. Paolo, tu mi vedi, mi senti? Ti vedo, ti sento Ah, bene. ecco, allora Paolo, in questo momento è un momento tragico per il cinema, per il teatro, perché i cinema sono chiusi, i Sì. teatri sono chiusi,
c'erano tantissimi film in uscita. Io mi ricordo, ho avuto qua Carlo Verdone proprio la domenica prima, presentato con una gran lunga intervista il suo film che doveva uscire il martedì successivo, e poi invece c'è stato quello che c'è stato. È inutile ritornare su tutto quello che stiamo vivendo, però tutto fermo, tutto bloccato. Allora, questa uscita del vostro film è un'uscita, forse per la prima volta, correggimi se sbaglio, però è un'uscita su, attraverso internet, cioè un'idea formidabile, è un'idea formidabile secondo me. Me la vuoi spiegare tu? Sì, io non sono il distributore, quindi per quanto ma l'idea insomma, sia dove un'idea uscite? Dove lo dobbiamo vedere questo film? Allora, tutti quelli che hanno una Smart TV in casa, credo ormai tutti, troveranno le varie applicazioni, da Google Play a Chili, a Rakuten TV, a YouTube anche. Sky Prima Fila. Poi c'è anche Sky, che su Prima Fila può essere acquistato. Tutte queste piattaforme danno la possibilità di vedere il film nelle prime 4 settimane a pagamento, e poi dopo sarà, credo, diversa la cosa, ma quello che più conta è che ognuno a casa sua con la televisione può vedere il film, che in questo senso, non avendo la possibilità di uscire nelle sale, è un primo tentativo in assoluto, che in qualche modo, ovviamente, certo siamo dispiaciuti di non aver potuto uscire in sala, ma mi sembra anche interessante vedere quali saranno i riscontri, perché magari può essere anche un nuovo canale, magari non forzato da questa pandemia. Vediamo, ma magari in futuro può essere anche un altro canale. Mando la clip del film, ragazzi. Viva! Volete? Dai. Ok. Sì, sì. Sì. Ma non va... Era il 1999, facevamo l'Erasmus in Portogallo. Hanno telefonato, dice che è morta la signora Amalia Fernandez. Lei era la nostra fidanzata comune. Amalia ha lasciato qualcosa per voi. Hey baby, dobbiamo sapere chi di voi è il padre biologico del ragazzo. Ma davvero non ve ne frega niente? E se io posso avere un figlio, voi potete avere un figlio? Tutto il mondo va a avere un figlio, no chi? Io mio figlio lo voglio conoscere. Ragazzi, io ci sto, il nostro campus. Stasera Scagnuccio vostro vi porta indietro di 20 anni! Alexandra Peters, la professoressa Alexandra Peters. Federico, ma ti devi sposare tu? Che belli sti piercing. Sono un prete molto aperto e un uomo comprensivo. Sarà per quello che non mi parli da 10 anni? Adesso andiamo. Dove? A conoscere nostro figlio. Io ve lo dico, Troia ha vinto alla fine, ma ha preso un sacco di botte. Ragazzi, Daniele, ti sei trovato bene con loro? No, stavo pensando esattamente questo. È stato un set, non sono tutti uguali, quindi non lo dico perché devo rispondere alla tua domanda. È stato un set con un'atmosfera meravigliosa. Ci siamo divertiti tanto, siamo stati un bel gruppo, capitanati da Alberto Ferrari, che è il regista, e Righi, Luca e Paolo sono stati dei colleghi meravigliosi, anche se ogni tanto rompevano, punzecchiavano, perché loro devono fare. Però ci siamo divertiti tantissimo. Grazie Daniele, grazie ragazzi. Senti, devo mandare la pubblicità. Dimmi Ricky. No, volevo dire che ho visto il film da poco e loro sono bravissimi. A parte Daniele sono bravissimi, Luca e Paolo. E poi no, scherzo, anche Daniele. Veramente ho visto da poco il film. Poi posso, prima della pubblicità, posso salutare anche io mia mamma, che è un mese. Certo, che amore. Do un bacio a mamma Rosa. Ciao, anch'io mamma. Saluto mamma Rosa. Grazie. Un secondo, ma perché ho notato una cosa. Allora, la mamma di Liotti si chiama Rosella? Rosella, la mamma sì. Di Ricky Rosa.
giusto. E la mia mamma Rosalina. Non lo sapevo. Salutiamo anche mamma Rosalina. Rosetta, come si chiama? Paolo. La mia si chiama Graziella, è incredibile. Paolo, tu chi vuoi salutare? Ecco perché fa il ciclista, domani è una bicicletta. Io non voglio salutare mia mamma perché ne ho parlato prima in video chat, ma ha tenuto mezz'ora, quindi non la posso vedere per almeno fino a domani. Una rosa a tutte le mamme d'Italia. Ragazzi, buona Rosalia, Pasqua. Rosalina, buona Rosella. Pasqua grazie a tutti quanti voi. Un bacio grandissimo. Buona Pasqua a voi. Pubblicità. Ciao, ciao, ciao ragazzi. Ciao.